Allora, beh, buonasera a tutti intanto e ringrazio il team TEDx per avermi dato l'opportunità di raccontarmi questa sera. Premetto che è la prima volta che parlo davanti a così tante persone, quindi spero capiate l'agitazione e l'emozione. Io sono Nina, ho 19 anni e prima di spiegarvi come mai la mia gamba è più bella della vostra, dobbiamo fare qualche passo indietro. Allora, io ho avuto un'infanzia perfetta. Non mi è mancato niente, nonostante sia cresciuta da sola con mia madre e mia sorella più grande, ma come ormai ben sappiamo, nella vita niente è certo. Così mia madre si ammalò e iniziò ad essere assente. Questo successe quando io avevo 13 anni. Quindi per un adolescente sicuramente è un motivo di sconforto. E ho iniziato. Mi sto agitando, scusatemi. Ok, grazie. Allora, io e mia madre ci siamo trasferite in montagna. Io sono cresciuta a Milano, in una grande città, e siamo andate in un paesino piccolino. Appunto, mia madre ha iniziato ad essere assente nei miei confronti, e allora ho deciso di andare a vivere da mio padre, che non ho mai frequentato. Andando da mio padre ci siamo resi conto che comunque sia l'assenza non poteva essere superata da un giorno all'altro, e a gennaio del 2017 ho avuto un crollo psicologico. È stato un periodo bruttissimo per me, pensavo di non avere una via d'uscita e lì mi sono resa conto di quanto la mente umana sia importante. Dopo questo periodo mio padre mi ha portato al mare, a Mentone, dove io ho iniziato ad avere una vita normale, una vita che tutti gli adolescenti svolgono. Quindi frequentavo bravi ragazzi, avevo degli orari, avevo delle regole. Ho conosciuto un ragazzo con la testa sulle spalle e con lui abbiamo iniziato a spostarci in motorino. Eravamo al mare, io mi sentivo libera e spensierata e iniziavo a stare bene. Fino a che una sera io stavo da mia zia, lei mi aveva detto che andava a lavorare a Cannes e quindi io sarei rimasta lì da sola. Mio padre era a Nizza e io avevo detto a mio papà che sarei stata con la sua compagna, in realtà ero andata da sola. Così usciamo, andiamo a mangiare fuori e andiamo a Dolceacqua, che è un paesino nell'entroterra ligure. Questo paesino mi ricordava tantissimo il paese dove avevo vissuto con mia madre in montagna. E io ho iniziato a pensare, caspita, ti sei forse bruciata gli anni migliori. E così ho detto, vabbè, Nina, hai 17 anni, hai tutta la vita davanti, puoi recuperare, ti puoi dare un'altra possibilità. Quella sera, tornando a casa, io ero assorta nei miei pensieri, stavo guardando per terra la strada e sento il guato di una moto che arriva dall'altra parte della carreggiata. Questa moto si scontra con la nostra. E io inizio a pensare, ok, non puoi star qua a discutere le dinamiche di un incidente, devi andare a casa perché nessuno sa che in realtà sei a casa da sola. In realtà stavo già rotolando per strada. E ho fatto per fermarmi con tutta la forza possibile che avevo. Quando ho fatto per alzarmi mi sono resa conto che in realtà sarei dovuta rimanere per terra perché la moto purtroppo mi aveva tranciato il piede di netto. Così si dice che quando stai per morire vedi tutta la vita passarti davanti. In realtà non è vero, io ho visto tutto quello che ancora dovevo fare e mi sono detto ok, non può essere che finisca qua così, assolutamente no. Così il dolore, l'adrenalina e tutto quanto hanno fatto sì che io non perdessi sensi, ho aspettato l'ambulanza 40 minuti e al mio risveglio c'era tutta la mia famiglia. Io purtroppo e per fortuna da una parte sapevo cosa fosse successo, sapevo che non avevo più un piede. E ci sono voluti 2 giorni per riprendermi. All'inizio piangevamo tutti quanti, ho cercato di mantenere il sorriso più che altro per le persone che mi circondavano, perché è stata una situazione, beh, come potete immaginare, difficilissima, ma in quel momento mi sentivo di dare io la forza agli altri, più che il contrario. Dopo appunto 2 o 3 giorni io ho ricominciato, mi sono rimpossessata del mio telefono e ho iniziato a farmi selfie, mettere foto su Instagram, insomma, fare anche la stupida sulla sedia a rotelle. E dopo qualche giorno invece mia sorella mi ha mostrato Paola Antonini, che è una modella brasiliana. E lei ha una protesi glitterata fighissima.
Il mio sogno è sempre stato quello di fare la modella, o comunque sia di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, come penso magari la maggior parte delle ragazze. E ovviamente mi sono abbattuta, ho pensato quando mai potrò fare la modella senza un pezzo di gamba. Tra l'altro, quell'anno avevo fatto dei casting per le agenzie, visto che avrei poi compiuto i 18 anni a novembre. E dopo qualche giorno che ero in ospedale arriva la chiamata dell'agenzia che dice di avermi presa. E io dico, guardate, mi spiace, ma io ho avuto un incidente. E loro mi fanno, d'accordo, allora si vede che intraprenderai altre strade. E io ho detto, no, mi spiace, assolutamente no. Questo è il mio sogno, non mi interessa se a voi piaccio o non piaccio. Sicuramente troverò qualcuno che mi accetterà e anzi mi vorrà esattamente così come sono. Perché, ok, prima avevo un bellissimo sacco di gambe, bene, ora ho una forza tanta. Quindi, niente, ho passato 2 mesi in ospedale tra riabilitazione e ricovero e sempre costando appunto tutti i miei progressi e sono passata da un momento in cui erano i miei amici a darmi la forza e a dirmi bravo, continua così, vai avanti, ad un momento in cui erano loro a dirmi Nina, io ti seguo, guardo le tue storie e mi ispiri, mi dai forza. Allora ho deciso di sfruttare questa situazione a mio vantaggio. Ho pensato, ok, le altre modelle hanno 2 gambe, però appunto io ho il mio carattere, ho le mie debolezze, le mie cicatrici, devo far sì assolutamente che questo venga a mio favore. Così, piano piano, prima ho riacquistato appunto la mobilità e la fiducia in me stessa, anche perché ammetto non è stato per niente facile magari mostrarmi fin da subito. Però ho deciso di non coprirmi mai, anzi mi ricordo che mio padre quando ancora ero in ospedale mi diede una copertina da mettere sulla sedia a rotelle, ancora non avevo la protesi, e mi diceva se andiamo al ristorante magari spaventi i bambini, sai, può essere maleducazione, ma io mi sono rifiutata fin da subito perché questo non è un problema, io non lo risolverò mai, sarà sempre così, se non lo accetto io come possono accettarlo gli altri? Perché quando sei in questa situazione ci si rende conto che sono io a dover mettere voi a proprio agio con la mia disabilità. E, detto ciò, qualche mese dopo è arrivato il contratto con un'agenzia di moda inclusiva, quindi tratta per la maggior parte modelli in carrozzina piuttosto che amputati. E sempre qualche mese dopo ho avuto la possibilità e l'onore di conoscere Chiara Ferragni che mi ha fatto qualche storia e da lì il mio profilo Instagram ha iniziato a salire e ad oggi sono un influencer, modella e ho tanti altri sogni, ho provato poco tempo fa a fare snowboard, penso anche che se, sperando che vada tutto bene diventerò pure un atleta. E quello che voglio dire oggi è che per quanto la vita possa essere difficile, come dicevo prima, la mente umana è importantissima, se noi ci diciamo di essere positivi, forti e sereni, la vita ci darà questo. Quindi non dobbiamo mai lasciare che un evento terribilmente spiacevole ci limiti. I limiti esistono per essere superati, stanno nella nostra testa. E noi ci crediamo invincibili perché di fatto lo siamo. Grazie a tutti.